Ho fatto questo breve video per condividere con voi qualcosa circa la manutenzione del vostro terminale. Più avanti, se forse mi comprerò finalmente un cellulare più potente del Galaxy Young 5360, vi farò vedere come si fa la wipe data cache e come si anche si ripristina a fabbrica il cellulare, quindi resettando tutti i dati e cancellando i dati dell'usuario. Per il momento invece questo è stato un riavvio del cellulare, quindi senza nulla voler aggiungere questo video, che per impostazione voleva essere proprio corto corto, vi saluto e vi dico sin da adesso, perché alla prossima già sarà un altro video, che ho in mente di continuare a fare al più presto, in breve, altri tutorial di tecnologia, tutorial sui cellulari, anche perché appena mi comprerò e sarà una sorpresa quale modello di cellulare, sarà pure una sorpresa per me perché non so ancora quanto spendere. Quindi ho due o tre modelli in mente, spero che sia il più caro, però lo dubito perché sono disoccupato. Quindi probabilmente mi comprerò di una determinata linea di cellulari modelli anteriori, cioè non del 2015 usciti adesso, magari del 2012, che ci sono molti originali, nuovi e in cassa e in scatola chiusa che sono del 2012, 13, 14. Dipendendo dal modello, c'è un bellissimo che ho visto in un negozio nuovo, Samsung Galaxy S3 terzo, e io non ho molti soldi, forse mi comprerò quello. Beh, dicevo, farò un tutorial anche sul cellulare nuovo che mi compro e vedere come funziona, anche se ha qualche anno dalla sua uscita ufficiale. D'altra parte io ancora vado avanti con un Galaxy Young 5360 che è uscito nel 2011 e io mi sono potuto comprare, mi sono potuto far regalare nel 2013. Quindi se mi volete aiutare tecnologicamente parlando, vi prego, guardate tutti i miei video, fate clic nei banner pubblicitari che forse YouTube mi arriva a dare 100 dollari. Allora, ringraziandovi di tutto, vi lascio e da presto, e da un nuovo tutorial sui cellulari e poi anche qualche altro video che ultimamente ne ho fatti abbastanza. Spero che con il nuovo cellulare mi possa filmare almeno in 8 megapixel in Full HD. Ciao dal vostro Santen Chan e da quest'angolo di elettronica. Gli ho dato il recovery schiacciando il bottone di accensione, volume in su e home, e adesso sta in Android System Recovery. Mi raccomando, queste operazioni possono essere pericolose per il vostro cellulare, fatele con coscienza. E dovete avere il cellulare caricato al pieno con una buona carica. Allora, qua come vedrete, potrete scegliere le opzioni in su e in giù con i tasti volume. C'avete Reboot System Now, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition. A noi ci interessa la prima opzione, quindi non dobbiamo sceglierla perché già sta configurata. Reboot System Now. Se il cellulare funzionava molto lento, per diciamo resettarlo un po', come si fa col computer. E noi schiacciamo home per accettare e si applica la scelta. In pratica è come se si riaccendesse. Galaxy Young
GTS 5360L, il magico cellulare si rianima di nuovo un'altra volta. Questo lo consigliano di fare nel caso qualche applicazione non funzionasse bene. È un livello di resettaggio molto superficiale, quindi non presta particolari problemi col cellulare. Eccolo qua. Ecco, il nostro cellulare di nuovo acceso. E questo è tutto. Adesso è scorrevole, anche prima lo era. Ho fatto questo video soltanto per dimostrarvi com'è il robot. Intanto che carica i dati dalla memoria, vabbè, si è riacceso. E qui ci troviamo al cospetto del mio terminal, un Samsung Galaxy GST 5360 GTS 5360, cioè il mio vecchio caro Galaxy Young che ho dal 2013, è uscito nell'anno 2011. Già ho fatto un tutorial su questo cellulare che hanno visto in molti ed è piaciuto a molti, quindi vi invito a vedere quel tutorial che ho fatto. Comunque adesso bando alle ciance e passiamo all'argomento del giorno. Come dargli il reset? Innanzitutto qua il cellulare l'ho aperto. Non so se avrete notato il salva schermo. Guarda che bello. Bene. L'avete visto? E qua, guarda che bello. La foto desktop, però non è per quello che vi faccio vedere il video. Come potrete vedere, questo cellulare, andando a vedere, c'è la il Android 2.3.6. Questo trucco mi funziona sempre. Ecco qua. Il ginger bread, non orso ginger, ma pane ginger. Va bene. Allora, dovrete spegnere il cellulare. Adesso schiacciando accensione volume in su e home si attiva il recovery. Io che ho già un altro cellulare in mano, quello di mia madre, il Nokia Asha 302, non posso fare recovery così. Allora un momento di pausa e vi farò vedere. Ciak! Come fare il reboot del vostro dispositivo? Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santenchan in un breve tutorial di come impiegare i cellulari. In questo video passeremo a descrivere un aspetto particolare della gestione dei vostri terminali. Quindi in 3, 2, 1,